Diciamolo, è corretto, se uno compra una villa ha tutto il diritto di dargli il proprio nome. Ma passando gli anni e le proprietà, forse è giusto restituire al vero ideatore della struttura il diritto alla paternità e quindi al nome. Villa Farnesina si dovrebbe chiamare Villa Chigi, poiché tutto, come vedremo, richiama alla memoria uno dei più abili banchieri del primo Cinquecento, il senese Agostino Chigi, detto il Magnifico. Implacabile coi poveracci e duttile coi potenti, entra nelle grazie dei vari papi che si succedono, dal Borgia Alessandro VI, al Della Rovere Giulio II, fino a Leone X, un Medici. Si arricchisce anche grazie al rilascio di concessioni come lo sfruttamento dell'allume nell'Alto Lazio, ottenute in cambio di grossi prestiti, le cui somme, se non restituite, se le scala dalle tasse. Sebbene non sempre essere banchiere e mercante fa rima con gusto e raffinatezza, nel nostro caso pare ci sia una coincidenza e lo dimostra quando decide di costruire una villa a ridosso della Porta Settimiana, fuori le mura aureliane, nei pressi di Trastevere, in una zona a quei tempi suburbana. Chigi affida il progetto al conterraneo Baldassarre Peruzzi, nato a Volterra ma vissuto a Siena, almeno secondo il Vasari, e i lavori iniziano nel 1506. Anzi, pare aspettando segni astrali favorevoli, il 22 aprile, data coincidente più o meno alla fondazione di Roma. Scavi archeologici effettuati nel 1878 hanno individuato i resti di una villa imperiale, databile intorno al I secolo d.C., i cui affreschi sono stati ricostruiti presso il Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo. Il rimanente fu distrutto per far posto agli argini del Tevere, come del resto una parte della villa che nel frattempo aveva perso gli affreschi esterni, di cui rimane ben poco. La facciata, caratterizzata da un loggiato a 5 archi con ai lati 2 corpi sporgenti, presenta 2 ordini di paraste, colonne che hanno funzione sia strutturale che decorativa, che ritmano con la stessa frequenza tutta la superficie, che termina con una cornice scolpita con putti e festoni. Il tutto trasmette un senso di solida eleganza. Oggi si entra dal retro e in basso si può vedere ancora lo stemma del Chigi. Seguendo il percorso museale, la prima sala che si incontra è la loggia di Galatea, che nel 600 fu chiusa sul lato che dava sul Tevere per contenere le sue esondazioni. Gli artisti ingaggiati da Agostino sono 3: lo stesso Peruzzi, che oltre ad essere architetto è un ottimo pittore, Sebastiano Luciani, veneto, a cui più tardi, assumendo la carica di piombatore delle bolle pontificie, gli fu affibbiato il soprannome di Del Piombo, convinto proprio dal Chigi a lasciare Venezia per Roma, e naturalmente, visto che se lo poteva permettere, il grande Raffaello. Iniziamo dal soffitto, rimasto miracolosamente intatto, salvo lo stemma che si riferisce a uno degli ultimi inquilini della villa, Salvador Bermúdez de Castro, nobile spagnolo diplomatico, poeta romantico e storico, vissuto lì nella seconda metà dell'Ottocento. Il soffitto, interamente affrescato, presenta finti stucchi che incasellano immagini talvolta semplici, talvolta enigmatiche, ma con evidente riferimento a una volta celeste. Nei 2 ottagoni centrali, gli unici che presentano un cielo stellato, si può osservare a destra una fanciulla su un cocchio che guida 2 buoi. In basso, 6 puttini, di cui uno in sciopero, trasportano con il loro soffio il carro. I 2 in primo piano mostrano una certa diffidenza, forse per la posizione in cui si trovano, sotto il bovino bianco che ci osserva con uno sguardo reso un po' ambiguo da quella linguetta che fuoriesce dalla bocca. Possiamo azzardare che si tratta della costellazione del Grande Carro, che a sua volta fa parte di quella dell'Orsa Maggiore. Nella tradizione classica greco-latina ci sono almeno 2 miti riguardo la nascita dell'orsa. Noi, sperando di azzeccarci, ricorreremo a Ovidio e precisamente al suo capolavoro, Metamorfosi. Narra dunque il poeta nel secondo libro che una giovane ninfa, seguace di Artemide e quindi per contratto casta, venne presa di mira da Giove, che, invaghitosi della sua bellezza, prende le sembianze di Artemide, la circuisce con baci e carezze, si ritrasforma in Giove e mette in atto le sue criminose intenzioni. Passano 9 lune e finalmente la dea Diana si accorge del pancione della fanciulla. E siccome si sa che in questi casi la donna è sempre colpevole, soprattutto se la storia la racconta un uomo, la scaccia. Ma non basta.
Giunone, la moglie di Giove, che meditava la vendetta per la scappatella del marito, non appena sa della nascita del bimbo, non si trattiene più e trasforma la ninfa in un'orsa che, per sua sfortuna, un giorno incappa nel figlio Arcade, cacciatore, che ne vorrebbe fare un elegante tappeto. A quel punto Giove interviene e li porta con l'aiuto del vento nel cielo, trasformandoli in due costellazioni, l'Orsa Maggiore e Boote. Giunone, indispettita, ottiene da Teti Oceano che Callisto, questo è il nome della ninfa, non abbia mai a bagnarsi nel ceruleo mare. Ecco spiegato perché l'orsa non tramonta mai. Riassumendo, stiamo assistendo alla traslazione di Callisto su un carro trainato dai buoi, sospinta dal vento nell'etere, per diventare una costellazione sempre visibile e che evidentemente non poteva mancare nella descrizione della volta del cielo. Nell'altro riquadro possiamo riconoscere a sinistra Perseo, nato da una scappatella di Giove, nell'atto di decapitare Medusa. Salvo l'evidente richiamo al soldato romano, a tutti gli attributi dell'eroe già presenti in Esiodo: i calzari alati, le cui ali qui vengono applicate direttamente ai piedi, lo scudo di Atena, utile per non incappare nello sguardo che impietriva di Medusa, il falcetto regalato da Hermes, l'elmo di Ade, che permetteva di rendersi invisibile. Ma perché la povera Gorgone, al posto dei capelli, ha dei serpenti e ciò che guarda diventa di pietra, e soprattutto perché sarà decollata? Rispondiamo con ordine e facendo delle scelte sulle varie versioni possibili. Medusa è una bellissima giovane che attrae Poseidone, il quale non si sa bene se con il consenso o meno la possiede, ma anziché scegliere un comodo motel lo fa in un tempio dedicato ad Atena, la quale, imbestialita, si vendica riducendola così. Mentre il povero Perseo viene spedito là da un certo re Polidette, che si vuole sbarazzare di lui per sposare sua madre Danae e che gli promette, in caso di vittoria, di lasciarla in pace. In seguito il re farà una brutta fine. In basso possiamo notare cinque vittime della Gorgone, mentre il sesto personaggio, il cui sguardo è rivolto altrove, è il cavallo, che secondo il mito fuoriesce dal collo di Medusa, il figlio di Poseidone, cioè Pegaso, il cavallo alato. Pegaso, nella tradizione tarda, viene assimilato alla fama, ad esempio in Fulgenzio, che scrisse un trattato sulla mitologia, o in tempi coevi agli affreschi che stiamo esaminando, lo stesso avviene nell'opera Urania di Giovanni Gioviano Pontano, poeta e umanista. Se osservate in alto a destra, infatti, campeggia proprio la fama alata con il suo corno rivolto laddove c'era lo stemma di Chigi. Quindi la storia inizia con la costellazione di Perseo e finisce con la costellazione di Pegaso connesso alla fama. Ai lati della volta campeggiano 10 esagoni che cercheremo di interpretare aiutandoci con un libretto di Friedrich Fritz Saxl, storico dell'arte viennese particolarmente interessato agli aspetti iconografici della mitologia classica ripresa dall'arte medievale e rinascimentale. Egli individua nei 10 campi la carta natale del Chigi, cioè l'osservazione della posizione degli astri al momento della sua nascita. Seguiremo lo zodiaco iniziando dall'Ariete, appena accennato, con Giove con le saette in mano, che nel mito si trasforma in toro per rapire Europa, principessa fenicia di cui si era innamorato. A destra un giovane regge un triangolo, costellazione vicina all'Ariete, quindi Giove in Ariete. A seguire troviamo un altro frutto delle avventure di Giove, che trasformato in cigno insidia Leda, la quale genera, secondo una versione del mito, i dioscuri Castore e Polluce, gemelli che danno il nome all'omonima costellazione. A destra, la cornucopia, attributo delle divinità fluviali, ci dice che si tratta di un fiume, e il cigno legato alla metamorfosi di Cicno, re ligure, poeta e musico, individuano la costellazione di Eridano, che per alcuni sarebbe il Po. Chiunque legge l'oroscopo sa che dopo Ariete, Toro e Gemelli c'è il Cancro. Qui vediamo Ercole, avvolto nella pelle di leone, nella seconda impresa, mentre uccide l'Idra, mitico mostro della palude di Lerna, uno degli ingressi degli inferi. Il Cancro è in basso, mentre con le chele tenta di attanagliare il piede dell'eroe che ne farà poltiglia. La dea Giunone, nemica di Ercole, lo collocherà in cielo facendone una costellazione vicino all'Idra. Ai lati la costellazione dell'Auriga e quella di Argo,
che nel 700 fu risuddivisa in tre costellazioni e che quindi non esiste più. Nel lato corto della sala troviamo il segno del leone, raffigurato mentre lotta contro Ercole, che è nudo perché ancora non lo ha strangolato, rendendolo, come da tradizione, un caldo pellicciotto. Si tratta della sua prima fatica. Un cane che si avvicina al suo padrone dovrebbe rappresentare la costellazione del cane maggiore, forse con Orione. Nelle due vele d'angolo sono rappresentate le costellazioni dell'Idra e del Corvo all'interno dello scudo e quella del cratere che nel cielo sono confinanti. Nel riquadro seguente, se l'ipotesi dei segni zodiacali è giusta, troviamo quello della Vergine, che secondo una versione del mito altri non è che Erigone, figlia di Cario, a cui Dioniso aveva insegnato l'arte della vinificazione e che mai gliene colse perché fu ucciso dai pastori ubriacati dal vino che aveva loro troppo generosamente offerto. La fanciulla fu condotta dal suo cane Mera, dove il padre giaceva, e per il dolore si impiccò. Accanto, l'arco, le frecce, la lancia e la mezzaluna individuano Diana, la dea della caccia, ma anche della luna. Potremmo dunque ipotizzare che la luna si trova nel segno della Vergine. Accanto, Bacco e Arianna, il cui diadema, forgiato da Efesto e lanciato in cielo, formò la corona boreale. L'esagono successivo, legato alla necessità di rappresentare i 12 segni zodiacali nei 10 riquadri a disposizione, mostra facilmente riconoscibili Marte e Mercurio, con ai lati la Bilancia e lo Scorpione, e quindi Marte in Bilancia e Mercurio nello Scorpione. Accanto la costellazione dell'altare, l'Ara degli Dei, situata nel cielo tra lo Scorpione e il Sagittario, il segno successivo, che troviamo accanto ad Apollo, che rappresenta il Sole, mentre sta per scoccare un dardo, da cui si deduce che il Sole sta nel Sagittario. Su questa figura si conoscono varie versioni del mito. Una, riportata da Eratostene di Cirene nei suoi catasterismi, mette in dubbio che fosse un centauro, ma piuttosto Croto, inventore dell'arco e delle frecce, figlio del dio Pan, a cui assomiglia, e di Eufeme, nutrice delle muse, con le quali pare che se la spassasse. Furono queste che pregarono Giove di metterlo tra le stelle una volta deceduto. Tra le costellazioni della lira, lo strumento suonato da Orfeo, e della freccia, che alcuni dicono sia quella di Cupido, troviamo una prosperosa Venere sulla conchiglia, circondata dalle colombe, con accanto un improbabile animale dalla testa caprina e la coda di pesce, il Capricorno, che viene identificato come l'immagine del dio Pan, un dio che non amava frequentare le zone altolocate dell'Olimpo, ma che si rivelò fondamentale nella lotta contro i titani. Quindi Venere in Capricorno. A seguire, l'acquario, rappresentato dal rapimento di Giove, mutato in aquila, del giovanetto Ganimede, di cui è fortemente innamorato, e che diventerà il coppiere degli dei, con grande scorno della moglie di Giove, Giunone, o almeno così canta Orfeo nel libro decimo delle Metamorfosi. Ai lati, la costellazione del Delfino, immagine messa lì da Nettuno, per aver convinto la ninfa Anfitrite a sposarlo, e forse un po' tirata per i capelli, quella del Cigno, in quanto vi sarebbe rappresentata Nemesi, la dea della distribuzione della giustizia, che dopo una serie di trasformazioni e fughe tipo Maga Magò e Mago Merlino nella spada della roccia, fu posseduta dal suo inseguitore Giove, tramutato in un cigno. Così la racconta Eratostene. Mentre il timone, come suo attributo, lo cita lo storico siriano Ammiano Marcellino, ufficiale in pensione dell'esercito romano. Fidiamoci. Superiamo nel nostro viaggio astrale la costellazione del piccolo cavallo e arriviamo all'ultimo segno zodiacale, dove appare la vecchia figura di Saturno con la falce e il grano, vicino più alla tradizione romana, che lo vuole dio della prosperità dei campi, con Venere e Cupido, che, come ricorda Igino nel libro secondo del suo Poeticon Astronomicon, si trasformarono in pesci nel fiume Eufrate per sfuggire al mostro Tifone. Comunque i pesci si vedono in basso. Dobbiamo quindi ritenere che Saturno si trovi in pesci. Lasciando agli appassionati di astrologia definire l'oroscopo del Chigi, diciamo soltanto che con l'aiuto di un astronomo, il signor Arthur Beer, si cercò di determinare attraverso la posizione delle costellazioni la data di nascita del Chigi, che venne indicata tra il 30 novembre e l'11 dicembre 1466,
anzi, precisamente il 1 dicembre alle ore 19. Se l'ipotesi sia vera o falsa, allo stato attuale non c'è possibile saperlo, visto che anche il pronipote, futuro Papa Alessandro VII, scrivendo sull'antenato, dichiara che sarebbe nato Circiter, cioè circa nel 1565. E se non lo sa lui, figuriamoci noi. Per chi ha avuto la pazienza di seguirci sin qui, diamo appuntamento per la prossima puntata. E naturalmente un saluto da Vidlab.